Ragazzi, molto carino, guardate che carino il secchiellino, si può utilizzare anche come cestino. Bel quarzo, eh? Qua c'è la mia. Eccola qui. Vicino in camera. Ecco qua, piccolino però. Dove va? E già, questo è strapieno qua. Lì è quarzo. Stracarico. Ti hai visto? Io tutto riporto. Sì. Che non è stato scavato perché, però è molta roba che viene di là. Di lì? Tutto quello che può essere arrivato là, sperando non sia stato riempito da inerte, è là dietro. Perché? Sì, arriva sbattendo lì, per forza. Buttiamogli un occhio, vediamo cosa c'è. Questo è tutto bello. Ecco, è sicuro che passa. Ha sfondato anche qua, questo è rimasto. Quindi c'è anche probabile che scavare sotto di qua trovi qua. Qua sotto. Anche se adesso vedi soltanto. Dobbiamo levare un fracco di inerte qua. Ah, c'è anche la correntina lì. Carina. Qua c'è l'imbarazzo della scelta, anche là dietro, dove c'è quel muschio lì. Pelata, no, arrivando di qua, che viene a sfondare qua in avanti, cosa significa? Che la potenza porta la roba verso di qua, in più la corrente dall'altra parte spinge sempre verso di qua. Infatti dice il bedrock che è scoperto qua, potrebbe essere anche un posto dove poi allargandosi va a rallentare e si ferma dietro quelle pietre. Ulla. Cosa c'è lì? Sì, però per lavorare con il materiale da scavare è l'unico lì, questo è il materiale. Non che vogliamo metterci anche qua. Quello è un benvenuto. Ed è già testato sto punto, eh? Lì, là. Sai cos'è? Che bisogna trovare un posticino abbastanza vicino per lavare lì. Quindi vedendo si potrebbe. Potrebbe testare, potrebbe fare anche se qua. Ma che spettacolo è? Thank you.
vicino col Diggers, il fiume delle idee. Vedi, praticamente questo qua è già un secchiello, ma adesso vi devo svuotare dentro un altro secchiello. È preferibile avere quello come secchiello, vedi? È quasi preferibile avere quello come secchiello, sì. Mezzo secchiello per volta lo lava. Praticamente si può anche, anziché soltanto tagliare in questo modo, cercherare così. Stiamo controllando il materiale di scarto nel pin pointer, perché quando si scarica non si vede se è rimasta dentro qualcosa, quindi per sicurezza. Comunque ragazzi, è veramente molto molto interessante, si lava un secchio veramente in un minuto, basta sbattere così. E poi è molto comodo, ancora più comodo di un secchio, trasportare il materiale già qua dentro senza dover portarti anche in giro dei secchi, molto comodo. Adesso ne faccio due, così almeno si alterna. Il materiale no, lo butti dentro, testina. Sì, lo lavo. Mica lo butto via così, eh. Sì, questo angolino in più lo taglio perché non serve a niente, anzi se io faccio così mi entra l'acqua anche dentro nel cestino e già sta cominciando a lavare senza neanche bisogno di sbattere. È già immerso tutto nell'acqua e se ne va giù da solo, come potete vedere. Poi una volta che arriva a un certo punto gli diamo una mossa, spostiamo il tutto e lava veramente un secchio in un minuto senza neanche il minimo di fatica, ragazzi. È una invenzione secondo me favolosa, forse ancora meglio della skipper. Forse c'è anche un po' troppo poca acqua, si potrebbe aggiungere ancora più acqua, però va bene. E come potete vedere non esce più niente e questo qua è super pulito. E poi si va a controllare con il metal detector, perché non si sa mai, o magari a vista, ecco, facendo così date un occhio che ci salta la pepitazza. Tema è questo regolatore di diga, io se voglio posso aprirla in questo modo, ecco, così passa più acqua, me la regolo un po' come voglio io. Ok, come volete voi, cioè io me la regolo così. Questo qui è il flusso che io metto. Sì, è quasi meglio trasportarla dentro il setaccio stesso, che ci sta, vabbè, quasi un secchio. Mezzo secchio. Per lavorarla bene, perché altrimenti. È veramente divertente, guardate che meraviglia! Cioè. E il flusso che serve dato dalla diga e il setaccio dato dal setaccio. Se io mi fermo logicamente finisce anche di setacciare. No, è tutto da scoprire, però è veramente una cosa super ingegnosa. E voilà, e voilà. Spettacolare, spettacolare, veramente tanta roba.
Una pagliuzza. L'ha segnata? È or, no, mi sa di no. Aspetta, che qua è impazzito. No, è piccolina. Sai cosa vuol dire? Che siamo sul posto. Siamo sull'oro. Vai. Che bella. Ciao. Sta buona. Ma non lo so, stiamo testando la nuova canalina che ho inventato l'altro giorno. Dov'è il campioncino? È dentro la batea. È da prendere col microscopio qua. No, beh, anche. Si vede, si vede. Come va? Con quello? Ah, prima o poi si trova. Io non so che faccio con... Vabbè, è stato un posto simpatico. Qua... È la prima volta che vengo qua, sinceramente. Non lo conosco affatto. È una scelta mia, sono un giro di sotto. Guarda, immondizia sì. Qua la si trova. Immondizia l'ho trovata. L'altra volta abbiamo trovato una da 1,1 grammo qua. Dentro lì. Ce ne sono, dai. Cosa luccicare, vieni su. Come è pulito. Allora, qua c'è poca luce. Un granato con sopra. Questo è interessante. Che fa sopra? Un granato con sopra. Oro? Sì, sono un bel granato. Del materiale, no? Veramente molto strano, tutto granato. E cos'è questo? Non si capisce. Non si capisce cos'è. Eh sì, non si rompe, tieni qua. Se non si rompe è oro. Guardala. Se io faccio così. Si piega? Sto provando. Si piega ma non si rompe. Se si piega potrebbe essere una lamina d'oro. No? Sì, è una lamina d'oro. Questa è una lamina d'oro. La vediamo bene al micro, sì. Vediamo cosa ci dà. Vabbè dai, qualcosa abbiamo trovato. Qua? Questa è pirite, vedi? Questa qua è pirite, una pirite piccolina, vediamo? Guardala. Sì, ho un granato addirittura questo qua. No, pirite, guarda. Pirite? Ossidata, sì. Niente, siamo su un punto abbastanza buono perché qua una micro pepita. Strana l'abbiamo trovata. Sembra un corallo. Ma neanche tanto.
niente. Ah guarda, ma forse c'era un puntino. Sì, c'era un puntino giallo. Eccolo lì adesso. E lui. Ed è... Non è piatto, perché se ne andava no, via. No, è un sassolino. Piccolo ma bello, dai. Un cristallino. Eh? Sì.